Colazione con yogurt e frutta, che è una cosa che prima non mangiavo mai, ma mi sono accorta, ragazze, ve lo straconsiglio. Da adesso perdo un po' di tempo sempre la mattina per preparare la frutta. Questa è una cosa che mi ha insegnato la quarantena, la spremuta, a parte che sono vitamine, ma poi vi sazia moltissimo di più la colazione e in più la frutta contiene tanta acqua, quindi vi aiuta anche comunque a drenare. Quindi ho messo banana, kiwi e avena, fiocchi d'avena, spremuta d'arancia, e qua ho fatto il tè per me e per Dario, ovviamente. E adesso aggiungerò anche un po' di questi cereali che sono nuovi, la prima volta che li provo. Io li avevo presi quelli al cioccolato, ma ragazzi, sono troppo buoni. Che praticamente è tipo granola, vedete? È tipo super croccante. Questi sono lamponi, mele e carota, quindi sono ancora più fit. Però quelli al cioccolato secondo me sono più buoni, solo che abbiamo ordinato la spesa e ci hanno inviato questi, quindi poi non mandava di dire, me li sono tenuti insomma, anche perché poi comunque sono buoni. E la cosa buona è che non hanno zuccheri aggiunti, quindi aggiungiamone un pochino. Ed ecco qua la mia colazione. Papà! Ecco qua. Prima mangia Daniel e poi noi. Ho messo il formaggio, l'olio. Era mamma. Mescoliamo bene bene. Per ora io sto dando solo il brodo con la crema di riso o mais e tapioca, senza ancora verdure, e sto mettendo l'olio filizzato. Era amore. Poi ho comprato queste cosine. Era che non si sporca. Oh no, mio ciccino ciccino. Pronto! Comodissime ragazze queste mantelline lavabili. Dopo ogni pappa le lavo. Adoro, così non si sporca. Cioè, in verità si sporca comunque, però almeno si sporca un po' di meno, perché veramente era un macello, se no. Ragazzi, io sto componendo questo piatto con bresaola, rucola. Adesso ci devo mettere i funghi freschi che ho pulito benissimo. Poi sto facendo anche gli asparagi. Daniele si lamenta un pochino che vuole dormire, e adesso vi faccio vedere cosa faccio. C'è anche Pupi, amore, Pupi. Qua è il mio pranzetto preparato, guardate che meraviglia. Allora ho messo un letto di rucola, cioè di bresaola, la rucola, poi i funghi crudi freschissimi e crudi tagliate a listarelle, asparagi, olive, olio, sale e limone. E qua abbiamo il pane di segale tostato sulla padella. Ti piace, amore? Sì, buonissimo. Qua c'è il Bravo. mio amore. Perché non ti fa vedere? Fai vedere che sei diventato un vecchio, ragazzo, e che non si può fare la barba. Fai vedere. C'è anche Pupi. Amore, fai vedere poco poco. No, si vergogna perché. Così. Perché sta. C'ha la barba lunghissima. Vabbè, buon appetito. Un appetito. Buongiorno ragazze e ragazze, benvenuti in questo nuovo video vlog, video in cui voglio far vedere una cosa importante. Ragazze, devo sistemare il mio studio perché veramente sono pessima, cioè da 40 giorni che dico devo sistemare, e so che porto sopra e vi faccio vedere le condizioni dello studio. Però nel frattempo ho fatto anche cambio armadio, sto togliendo un sacco di cose da mezzo. Allora, guardate, guardate. Qui sto scartando un sacco di vestiti, infatti voglio trovare a qualcuno che ne ha bisogno, cioè, ma questa è una piccola parte, ci sono anche cose praticamente nuove, però le voglio dare a qualcuno che ha bisogno, perché veramente è peccato, è un sacco di roba ancora da togliere da mezzo nella camera. Invece qua, ragazze, guardate, c'è veramente. Cioè, mi vergogno a farvi vedere in che condizione è questo studio, perché veramente, però devo sistemare. Ho preso due mobili nuovi, vi inizio a far vedere, poi adesso sistemiamo tutto e vi faccio vedere, e poi voglio fare proprio un video specifico. Comunque ho preso questo mobile troppo carino che l'ha montato Dario, che non avevamo montato un mobile. Qua ci devo mettere tutti i prodotti da trucco perché là ce ne vanno pochissimi, qua c'è la mia scrivania, vabbè. E poi ho preso anche quest'altro, vi faccio vedere, è troppo carino, c'è lo sgabellino. Questo me l'ha montato papà e poi Dario l'ha andato a prendere e l'ha lasciato fuori.
troppo carino questo qua, che tipo voglio usarlo questo qua per fare per registrare video, poi vi spiego meglio. Comunque già ho pensato, allora qui, ok, la scrivania la lascerò qui, però voglio mettere dei quadri che già ho, li voglio mettere. La tenda anche ho preso nuova, però voglio mettere dei laccetti per alzarla un po' perché è un po' lunga e quindi voglio tipo mettere una fascia. Infatti è benvenuto il mio amore. Qua questa sono indecisa se metterla così o in faccia al muro, perché comunque mi serve la luce. Vabbè, ho preso anche le lucine, quelle da mettere. Ok, e poi col mobile, questo qua invece vorrei metterlo qua, quindi creare un angolo per registrare i video. Adesso vediamo un po' di capire qualcosa se devo cambiare il mio amore. Ragazzi, visto che in tantissime mi state facendo un sacco di complimenti appunto sulla forma fisica, e in particolare ho visto molto molto migliorate le gambe, l'addome e soprattutto in termini di liquidi e di ritenzione di cellulite. Quindi voglio farvi vedere i trattamenti che sto facendo, perché non so voi, ma io in quarantena mi sto facendo nuova, perché veramente sto a casa, mi sto prendendo un sacco cura di me e mi piace sta cosa, perché prima non avevo mai tempo. Quindi vi dico anche voi, approfittate, perché adesso abbiamo un po' di tempo in più ed è bellissimo e i risultati si vedono quando li fai con costanza. Allora, il primo prodotto in assoluto che voglio consigliare è il fango. Io faccio questo fango 2 o 3 volte a settimana. All'inizio vi consiglio di farlo spesso, poi dopo per mantenimento anche una volta a settimana va bene. Questo è un fango osmotico che quindi tira fuori l'acqua, è super drenante, ha un effetto veramente modellante e snellente. Lo applicate sotto il corpo e lo lasciate in posa una mezz'oretta, vi direi anche meno, però visto che siamo a casa comunque senza fare nulla, lasciamolo mezz'ora, che agisce tantissimo, è veramente favoloso. Vi metto il link nel box informazione e vi dico che c'è la promo fino a domenica, quindi approfittate, con cui avrete non solo i cioccolatini e gli ovetti di Pasqua nel pacco, ma anche il 15% di sconto su tutto il sito, quindi li pagate poco perché comunque risparmiate il codice e ce la faremo. E appunto questo codice è per un'iniziativa di beneficenza che stiamo facendo, perché una percentuale di ricavati sarà devoluto per comprare la spesa. Noi compreremo la spesa, quindi beni alimentari per le famiglie bisognose, quindi è una buona causa, oltre che per voi risparmiate anche perché avete il 15% di sconto e gli ovetti di cioccolata che fanno sempre piacere. Comunque metto tutti i link nel box informazione, però il codice sconto ce la faremo va su tutto il sito, quindi anche se volete altre cose, tranquillo. Io ve li voglio consigliare questi perché in tante mi chiedete sempre consigli contro la cellulite, la ritenzione, per snellire le gambe. Quindi allora, primo step, il fango. Poi sotto la doccia vi andate a sciacquare questo e vi fate lo scrub. Questo scrub è una bomba, questo è scrub skinny, quindi snellente. Al caffè è favoloso e ha un profumo buonissimo. Questo stimola proprio la circolazione, contiene anche sale di limonaia, quindi aiuta anche, scrub tonificante, aiuta anche tantissimo a tonificare, ad eliminare la ritenzione. Quindi bello scrub dal basso verso l'alto, movimenti circolari, gambe. Io lo metto sempre, anche il fango, tutto anche sull'addome, ragazzi, perché ho ancora un po' di mancetta, quindi ancora devo drenare. Dopo, uscita dalla doccia, vado ad applicare l'olio anticellulite, questo qua di Parentesi Bio, anche ottimo, vi metto tutti i link, comunque nel box informazione trovate tutto nella sezione cellulite e smagliature su caritashop.com. Questo aiuta anche contro le smagliature perché è ricco di estratti e oli vegetali, quindi massaggiate con vigore e dopo applicate questa. Questa è una crema favolosa, crema termoattiva, cosce, glutei, addome. Serve proprio per bruciare grassi e per eliminare appunto il grasso, la cellulite. Quindi questa qua fa un effetto poi bellissimo, perché ti dà, cioè ti scalda molto leggermente, però è molto molto piacevole. Infatti lo faccio la sera prima di mettere il pigiama, e veramente l'azione riducente è favolosa. Quindi provatela, è buonissima questa crema, a me piace un sacco. Quindi
straconsigliata, comunque vi metto il link sotto. E anche quest'altra, questa qua invece la uso la mattina, questa la agito sempre un po' perché è una crema molto molto ricca, quindi va agitata prima dell'uso ed è fluida, però questa qua la applico la mattina perché ha proprio un effetto molto rassodante, energizzante. Anche questa è una crema anticellulite specifica, crema cellulite Eufrazia si chiama, che contiene all'interno tantissimi oli ed estratti, proprio tanti tanti tanti, per combattere la ritenzione e il gonfiore sulle gambe. Quindi mattina e sera fango e scrub 2-3 volte a settimana, e olio sempre tutte le sere prima della crema, perché previene anche le smagliature, quindi top. Questa è la routine che sto facendo io, spero tanto che vi possa aiutare, io veramente sto vedendo un sacco di benefici. Comunque il codice ce la faremo per avere il 15% di sconto su tutto il sito caritashop.com, e il link dei prodotti ve li metto nel box informazione. Come al solito, se li provate voi fatemelo sapere, io veramente li amo follemente. Ragazzi, ci siamo uccisi, mio amore, meno male che c'è lui che mi dà una mano. Andate qua, ma no, quanto è bello il mio studio, amore. È bellissimo. No, no, scusa. Comunque è vero che abbiamo sistemato insieme. No, non è vero, sono la schiena uccisa, ragazzi. Comunque vabbè. Qua devo fare i video, qua devo mettere dei quadretti delle piantine. Quadri dappertutto ci vogliono, amore. Che senza quadri. Però guardate che bello, è troppo bello. Vero, amore? Anche qui ci vogliono i quadri sulla scrivania. Ta-da, ragazze, ce l'abbiamo fatta, anche se non è terminato. Vi farò vedere quanto è bella la vista che ho dal mio studio. Anche se è la cosa più bella di tutto, sapete cos'è questo? Questo qua, voi direte, che cos'è questo? Mi serve per la tenda e me l'ha mandato mia madre, perché voi sapete che, mi raccomando, non si può uscire neanche per vedere le famiglie, assolutamente. Infatti io non sto vedendo neanche i miei genitori, cioè non sto, ci vediamo comunque ogni giorno in videochiamata, però ad esempio lui, Dario, è andato a prendere una cosa a casa di mamma, loro gliela lasciano fuori, quindi non entra dentro, e ho chiesto a mia mamma se gli dava anche un po' di merletto, che mia mamma è bravissima comunque a cucire, a fare. Guardate come ha fatto, ho detto mamma mi dà un po', ha detto no, non ti posso assicurare nulla, ho detto mamma ti prego vedi se ce l'hai, o grigio o bianco, me l'ha trovato, vedete, quasi lo stesso colore, perché voglio metterla tipo fiocco e alzarla, perché questa tenda che ho preso, ho comprato online già un bel po' di tempo fa, è lunga, e quindi ho trovato questo escapotage. Poi questi quadri li vorrei appendere qua. Allora, voi adesso datemi dei consigli, perché io devo fare ancora delle modifiche, poi magari vi farò un video dove vi faccio vedere anche tutta la sistemazione proprio bene, magari farò ancora qualche altra modifica leggendo un po' i vostri commenti, perché voi mi aiutate sempre. Allora, adesso questi quadri li vorrei mettere qua, assolutamente sulla scrivania. Magari nel video poi vi dirò, perché voi mi chiederete dove ho preso la scrivania, dove ho preso quello, vi dirò tutto nel video che farò dedicato allo studio, perché questo è un vlog. Adesso metto queste qua vicino alle tende, poi qua ci sono le mie luci, qua c'è la mia ring light, perché qui io mi trucco. Ah, tra l'altro anche queste lampadine devo prendere altre, perché le ho messe e tra l'altro si vedono anche i fili, però praticamente queste sono quelle che vanno, cioè dovrebbe esserci dei buchi e noi le abbiamo messe così. Sì, però comunque è carino. Devo prendere un'altra fila da mettere qui, vedete, quindi comunque è da finire. Anche questo è troppo carino, questo cuscinetto. E poi un'altra cosa, qua dentro consigliatemi, perché ho messo tutti i trucchi così, ma mi servono dei divisori, mi servono assolutamente dei divisori per fare dei scomparti, che ce l'ho tutte buttate così, e queste dopo un giorno già succederà un macello, quindi consigliatemi. Qua ho messo questo carino, poi anche questo quadrettino è bellino, e queste sono alcune delle mie luci, ma quella che uso di più ovviamente è la ring light. E anche sulle luci, se mi volete consigliare qualcosa, sto sempre a comprare luci che mi servono un sacco per il mio lavoro. Questo tappeto carino, e qua questa è la mia postazione video, quindi nell'inquadratura verrà questo. Ho pensato di metterci questi due quadretti, uno qua e uno qua, che ne pensate? Ah, poi vorrei qualche piantina, sicuramente manca qualche tocco di qualche piantina, o qualche pianta grande, o qualche mensoletta con qualche piantina. Suggeritemi qualche decorazione. Questo l'ho messo qua, che me l'ha fatto una ragazza, che su Instagram, lei si chiama così, troppo carino.
E questo praticamente si apre, avete visto c'è lo specchio, e qua, vabbè, lo faccio vedere brevemente, dentro praticamente c'è lo specchio, così io mi posso anche vedere mentre registro i video, mi do l'ultima sistemata e anche mi posso anche truccare, ho intenzione di metterci i gioielli, poi non so, datemi voi qualche idea. Si chiude, è molto carino e comodo. Ci ho messo questo sopra e io praticamente quando devo registrare i video mi siedo qua con la ring light, e così ho anche un tavolino su cui poggiare i prodotti, perché spesso vi faccio vedere i prodotti, quindi mi serviva questa cosa. Lì invece mi trucco, quella mia scrivania, quindi proprio il mio vero studio, questi li voglio mettere qua. E niente, mi sono segnata, qui c'è il mio, io non vivo senza questi qua. Questi sono i calendari settimanali, vabbè, la mia agenda, poi dentro c'ho altre agende, vabbè, i miei cellulari. E questo qua, qui mi sono segnata, beh, nuovo, però mi sono segnata, ah, oddio, dove sta? Alcune cose che mi servono, che voglio comprare appunto per sistemare meglio il mio studio. Poi tenete conto che questa sistemazione durerà solo qualche mese, perché poi ci trasferiamo alla casa nuova, quindi vabbè. Tappetino per il mouse, perché quello era vecchissimo, era rovinato. Le luci per lo specchio, appunto quelle là, ne devo prendere altre. Poi, vabbè, lo scotch, perché mi serve per attaccare le lampadine, delle piantine e delle mensolette, appunto magari per fare quell'angoletto, cosa ne pensate? Anche se comunque tutto bianco non mi dispiace, datemi dei suggerimenti. Comunque mi piace un sacco, semplice, pulito. Adesso metto questo. Ragazze, è venuta così la tenda, che ne pensate? Sicuramente ho rimediato a questa cosa della lunghezza, che era un po' troppo lunga, quindi mi sono arrangiata un po' così, poi vi farò fare la piega. Però molto carina, con questi fiocchi, come al solito le mamme ci salvano. Devo dire che è molto molto carina. L'ho presa grigia per spezzare, perché poi praticamente è tutto bianco e c'è qualcosa di nero, appunto degli accessori. E niente, devo appendere i quadri, sono molto soddisfatta. Fatemi sapere modifiche e consigli all'interno dei commenti, che vi leggo. Ora ho fatto la zucca, la piastra che mi piace tantissimo, ho aggiunto anche qualche funghetto, qualche pomodoro secco per insaporire, e sto facendo il calamaro sempre alla piastra, buonissimo, quindi super light e fit. E adesso aggiungerò anche qualche gamberetto, li aggiungo alla fine perché hanno una cottura minore rispetto al calamaro, e poi condisco il calamaro con olio, prezzemolo e limone sbattuto, anche un po' di aglio e peperoncino se vi piace. Con questo sughetto viene buonissimo, provate. Yummy! Cenetta è servita, calamari, gamberi e verdurine miste, buon appetito, abbondante limone e tabasco. Grazie, che bello montare il video in questo studio tutto bello ordinato, sono proprio contenta. Mi auguro che anche voi stiate sfruttando questa quarantena per fare cose che trascuravate di fare, come sistemare le vostre cose, le dispense, l'armadio, lo studio, dedicarvi a nuovi hobby, alla cura di voi. Mi sto dedicando tantissimo alla routine, alla skin care, ai capelli, al viso, al corpo, al mio figlio, a Dario. Stiamo passando un sacco di bel tempo di qualità. E niente, anche solo guardare un film insieme. Io devo dire che io non sto soffrendo, anzi sto riscoprendo tante cose bellissime. Ovviamente soffro per quello che c'è fuori, perché per il momento drammatico che sta vivendo il nostro paese, per le persone che sono in ospedale, per i medici e infermieri che stanno lavorando sodo. Però stare in casa non mi pesa, soprattutto perché se impari a farlo veramente è bellissimo. Quindi spero di avervi trasmesso un po' di serenità e un po' di positività. E sicuramente tutto quello che torneremo a fare a breve, quando tutto questo sarà finito, avrà un nuovo sapore, un nuovo valore, quindi tutto ha un senso. Ragazze, vi mando un bacio grande, lasciate un like al video e tanti bei commentini nel mio studio. Buonanotte, ciao, che bello.